Bene, amici di Sottorete, buona serata. Siamo di nuovo qui come sempre alle 18:01 oggi. Oggi abbiamo un ospite fenomenale, secondo me, perché lui è il vicepresidente di quella cosa che io in questi giorni, nelle altre interviste, stavo sponsor, tra virgolette, sponsorizzando. Adesso stiamo aspettando che rientri nella piattaforma perché c'eravamo fino a un secondo fa, poi nel momento di far partire il webinar mi si è volatilizzato, è sparito. Adesso gli ho scritto se può rientrare, speriamo che abbia letto e che stia tentando di rientrare, perché non lo vedo più e non lo sento più. Nel frattempo vi ricordo, perché proprio adesso stavo parlando del telefono, prima di cominciare, con un fotografo che è specializzato nel tennis e ha fatto più di 13 slam e vari tornei di tennis, quindi anche lui sarà uno degli intervistati a Sottorete, perché mi piace con questo progetto, l'idea mia era di dare voce a più personaggi del mondo del tennis, e quindi non il solito magari allenatore o giocatore di tennis che magari sta giocando ancora adesso, anche se adesso sono fermi, perché ci sono già delle testate che fanno questa cosa qui. E secondo me anche meglio di me, perché io non è che nasco giornalista e sono un maestro anch'io di tennis, gioco a tennis, però mi piace questa vena anche giornalistica, ma soprattutto ho detto dai, intervistiamo un po' il mondo di tennis, quindi un po' tutti, no? Quindi abbiamo intervistato il tester di racchetta e corda, che è Fabio, che lo rintervisterò perché le richieste sono state parecchie per risentirlo di nuovo, ma tra l'altro non ero riuscito a registrare la sua intervista, quindi volevo rifarla di nuovo. Avremo anche Gabriele Metri, che è un ingegnere dei materiali, quindi un esperto, ma poi abbiamo avuto giocatori, ex giocatori, ci sarà Canè, Santopadre, Pistolesi, avremo dei preparatori fisici, Buzzelli, che ha inventato lo SensoBoost, avremo Baroni, che organizza vacanze con il tennis in giro per il mondo. Abbiamo il fotografo, sto contattando un arbitro che ha arbitrato la finale anche dell'Internazionale d'Italia fra Federer e Nadal, quindi uno che ne ha da raccontare, una persona simpaticissima tra l'altro. Ho contattato Fabrizio, nel frattempo dovresti risentirmi, ti mando l'invito per la webcam, così puoi entrare Io ti e sento. dire sì. Adesso dovresti far partire la webcam. Ti ho mandato l'invito, prova. Ok. Direttore tecnici degli enti di promozione sportiva, quindi ASIA, ICS, ENDAS, WISP. Quindi dare un po' di spazio al mondo del tennis tutto, come avete visto anche nelle altre puntate, giornalisti, telecronisti. Magari il giornalista è abituato a fare le interviste, ma a subire, tra virgolette, un'intervista non è magari abituato. Quindi il progetto era questo, vorrò anche che nasca un libro da questa cosa qui, quindi la mia intenzione era di fare 40 interviste, però adesso mi stanno dando talmente tanti nomi da intervistare che secondo me forse saranno più di 40 le interviste, ma mi sa che dovremmo rimanere in casa anche un po' di più. E per fare un libro che si chiama 040 e parte del ricavato darlo in donazione a chi? A una delle associazioni per il quale proprio Fabrizio è vicepresidente. Fabrizio, mi senti? Io ti sento, però non so Eccolo. se sono riuscito ad attivare la telecamera. Adesso io ti vedo. Ah, ok, Sei magica. Sei magicamente scomparso, spero di non perderti più perché non vedo mi come il tipo che dispiace. ci fosse il segnale della telecamera, però già che ci siamo, quindi Ok, magari io non mi vedo, ma non importa. no, non fa niente, ma secondo me No. perché la connessione internet è un po' debole. Allora, tolgo questa schermata da sotto, fra un poco mi tolgo anch'io così non ti perdiamo, lo spero. Va bene. Nel frattempo ti presento, lui è Fabrizio Caglarone, vicepresidente di Tennis for Africa, ma anche è stato, cioè, sei coach, manager, un po' di tutto. Io direi, Fabrizio, se vuoi, racconta tu direttamente da dove arrivi, da dove nasci, qual è la tua storia. Ma allora, la storia è un po' lunga, quindi cercherò di essere naturalmente sintetico, perché avendo compiuto da pochi giorni 54 anni non si possono raccontare in poco tempo. Però diciamo che io vengo un po' come tutte le persone che lavorano nel tennis, dal tennis giocato, quindi
Diciamo che prima di tutto c'è stata sin da piccolino, ho iniziato a giocare a 9 anni, grazie a mio fratello, un pochino più grande di me, che mi ha portato sui campi di gioco. E quindi c'è stata tutta un'adolescenza dedicata al gioco, quindi giocare ai tornei, i primi risultati, e poi i campionati italiani juniores, poi tornei di Serie B, poi un po' di satelliti, di circuiti, qualche challenger, insomma, tennis giocato. Da lì, quindi una grande passione per questo sport che poi è diventato naturalmente il mio lavoro e lo è tuttora. Diciamo che non ho mai pensato al tennis come lavoro, questo sì, quando giocavo e studiavo, perché poi portavo avanti anche, diciamo, la carriera universitaria, pensavo al tennis come mio sport, come mio gioco e cercavo naturalmente di farne un mestiere, un lavoro, però sarei dovuto diventare molto più forte per poterlo fare proprio a livello, diciamo, professionistico. E quindi la mia idea era quella di laurearmi e poi iniziare un'altra carriera, la carriera in particolare la carriera diplomatica. Questa era un po' la mia idea quando ero ragazzo. Poi, per una serie di circostanze, dopo la laurea, riuscii a fare un master nel management sportivo in Francia, andai a Parigi. Da lì iniziai a collaborare in un'agenzia di management sportivo americana, al tempo molto, molto conosciuta. E poi da cosa nasce cosa? Quando entri poi in questo mondo, ovviamente cominci a fare tanti contatti, ti chiamano le aziende, instauri tanti rapporti. Per cui da lì iniziai, poi tornai in Italia e iniziai una bella carriera all'interno della Prince, che è un'azienda di racchette che soprattutto all'epoca era molto, molto forte, era tra le più forti al mondo. Nel quadro di un progetto di Benetton, perché all'epoca era Benetton proprietario del marchio Prince, e da lì poi è iniziata tutta la mia carriera, insomma. Quindi è iniziato tutto dal gioco, però poi dopo ho seguito la carriera sportiva soprattutto dal punto di vista manageriale. Ok, Fabrizio, io interverrò a voce perché vedo che il segnale è un po' ballerino, quindi entrerò a livello visivo proprio con il contagocce per non disturbare la tua presenza. Mi rilascio subito a una cosa che hai detto, quindi per farti una domanda, no? Poi come al solito ci saranno le domande anche delle persone che seguono la puntata. Ok, sto leggendo che sì, ti vedono, buon, perfetto. Prince, ma si è un po' perso come marchio adesso in Europa a livello di racchette e di materiale. Prince, cosa ne pensi tu che lavoravi per loro? Sì, ma guarda, a volte il problema, diciamo, delle aziende in generale, io penso, perché poi alla Prince ho lavorato 10 anni e gli ultimi anni con il ruolo di responsabile delle sponsorizzazioni mondo, quindi global, quello che viene definito, diciamo, in inglese global tour manager. Poi ho lavorato anche per altre aziende. A volte quello che succede è che aziende come la Prince investivano molto nelle sponsorizzazioni, nei giocatori. Io credo molto in quel tipo di progetti perché la visibilità che ti danno chiaramente i giocatori e anche il fatto di utilizzarli per operazioni di comunicazione di un certo tipo, quindi stampa, interviste, sessioni di autografi, ma anche eventi organizzati con i giocatori nei tornei del Grand Slam, dove ne organizzati assieme chiaramente al team della Prince tantissimi in giro per il mondo e anche in altri tornei. Quello che poi può succedere è che magari l'azienda tende un pochino ad abbassare la guardia, quindi siccome queste sponsorizzazioni è chiaro che significano un investimento, diciamo, finanziario importante, allora si comincia magari ad investire un pochino meno, perché si ritiene che già il brand sia posizionato in maniera, diciamo, importante, e così si rischiano di perdere fette di mercato. E poi si fa presto, comincia a perdere un paese, ne perdi un altro, l'altro paese vede che quell'altro paese ha perso fette di mercato, gli altri brand magari avanzano, investono. E così si fa presto a trovarsi in una situazione di, diciamo, di business molto molto inferiore a quello che era precedentemente. Io penso che questo sia un pochino quello che è accaduto a questa azienda, alla Prince, che adesso naturalmente ho perso di vista, nel senso che non ho più rapporti professionali già da tanto tempo, quindi non seguo molto attentamente, però ho l'impressione che un pochino la fase discendente sia nata da questo fatto. Ma adesso tu parlavi di sponsorizzazione dei giocatori e diciamo di questo argomento di investire soldi
sui giocatori, no? Parlavamo anche con Luca Pino, lui faceva, diciamo, il talent scout per la Babolat, no? Come sceglie un'azienda su quali giocatori investire? Cioè, quindi ci sono proprio delle persone che dicono, guarda, secondo me questo diventerà forte, facciamogli un contratto, oppure succede in qualche altra maniera? No, allora sì, Luca Pino l'hai menzionato, lo saluto, qualora fosse in ascolto, siamo stati diciamo colleghi nello stesso periodo, lui era per la Babolat e io per la Prince, quindi esattamente diciamo, lavoro molto molto simile, quindi ci trovavamo in giro per il mondo continuamente, quasi ogni settimana eravamo catapultati più o meno negli stessi tornei juniores o del circuito pro. Sì, c'è proprio un team che si occupa di questo e poi una persona in particolare che suggerisce all'azienda le sponsorizzazioni da fare. In questo caso, per la Prince ero io. La scelta, diciamo, o il suggerimento, perché poi non c'è un potere decisionale tale per cui puoi investire tanti soldi sui giocatori, ma c'è un board, quindi si presenta il progetto. Attorno ad un giocatore, quello che mi piaceva fare era cercare di costruire un progetto. Quindi non soltanto il giocatore come tale, ma questo giocatore che cosa ci può apportare, cosa si può fare, che tipo di operazioni di comunicazione si possono organizzare con il giocatore, che tipo di volume d'affari ci può procurare in un determinato mercato. Quindi diciamo che si richiede un'analisi un pochino più approfondita del fatto che il giocatore sì possa avere potenziale di diventare un campione o meno. Quindi quello sì, certamente, se il giocatore è giovane come io, ebbi la fortuna di individuare Juan Carlos Ferrero quando aveva 15 anni e mi ricordo che mi impressionò perché davvero aveva una marcia in più, aveva una palla insomma, diversa, si vedeva e non lo vedevo io, ma anche tanti altri. Io ebbi la fortuna poi di portarlo in Prince, dove rimase, credo, quasi tutta la carriera, e poi diventò numero uno al mondo, quindi sono situazioni veramente eccezionali. Però in altre situazioni il giocatore può essere molto meno forte di un Juan Carlos Ferrero, ma essere molto importante nel proprio paese e quindi fare in modo che il mercato di quel paese possa fare riferimento a quel determinato giocatore. Quindi tutto va anche posizionato nei vari mercati, perché il giocatore può essere meno forte a livello internazionale, però nel proprio paese essere una star. Quindi è molto molto importante. Se pensiamo alla Spagna, che ha avuto e ha tuttora, ma ha avuto tantissimi giocatori sempre tra i primi 50 al mondo, beh, io mi ricordo all'epoca in Prince c'era un certo, non so, Galo Blanco, che era numero 50 al mondo, quindi un signor giocatore. Però in Spagna era il numero 10-15 della Spagna, quindi a livello di mercato spagnolo aveva poco appeal perché davanti a lui c'erano tantissimi altri giocatori molto molto forti. Ma se invece Galo Blanco fosse stato, non so, canadese, mettiamo un mercato anche importante dove adesso ci sono giocatori ma non ha questa tradizione tennistica come la Spagna, lì forse sarebbe stato un investimento interessante che avrebbe procurato anche del business vero e proprio. Sì, quindi non solo le capacità, ma anche l'ambiente dove si trova, proprio quindi il contesto, nell'ottica Sì, socializzazione. c'è un'analisi, è tutto un progetto da fare attorno al giocatore. Lì vedi i pro e i contro, e non devono essere legati semplicemente o soltanto al livello di gioco o al potenziale di questo giocatore, ma ci sono altri fattori da considerare, perché sennò sarebbe facile. Cerchi di prendere, di firmare il giocatore più forte o che ha più potenziale. Ormai al giorno d'oggi si sanno quali sono le promesse che vengono su, eccetera. Quindi. Però no, bisogna fare un'analisi un po' più approfondita. Sì, certo, sono d'accordo con te e quindi la domanda che mi viene da farti è per ricoprire un ruolo del genere, no? Perché magari qualcuno ci ascolta e dice, ah, però figo sta roba di andare a trovare giocatori da sponsorizzare per qualche azienda, no? È necessario o almeno è parecchio d'aiuto aver giocato a tennis ed essere stati dei giocatori? Sicuramente è qualcosa di interessante che l'azienda che poi ti assume considera, ovviamente, perché se vieni comunque dal tennis giocato e hai giocato ad un certo livello, senza bisogno di essere stato per forza un campione, ma comunque se sei diciamo, in seconda categoria vuol dire che insomma, partite ne hai fatte, giocatori ne hai visti e se vedi una partita, un giocatore cerchi insomma, di capire il potenziale che ha. Però no, non basta, ci vuole anche
un po' di organizzazione, di background anche se vuoi accademico, culturale, su tutto proprio la conoscenza delle lingue, questo è indispensabile chiaramente, una certa formazione di marketing, perché le sponsorizzazioni pur sempre una, diciamo, una parte, se vogliamo, un'area del marketing sono. Che poi vai a lavorare, a collaborare molto con l'ufficio comunicazione, che ha anche altre esigenze, con l'ufficio stampa. Quindi diciamo che c'è una serie così, di caratteristiche da mettere insieme. Io, per mia fortuna, nel mio, diciamo, excursus, ho avuto la possibilità di mettere un po' questi fattori insieme. Bene, bene. Tu hai anche, non so se l'hai fondata tu o se è tua, questa Tennis Consulting. Sì, Ci spieghi un po' cos'è? certo, Tennis Consulting l'ho creata io nel 2006 ed è una piccolissima struttura, sono io con dei consulenti all'occorrenza in base ai progetti che ci sono e si occupa di varie cose, quindi fondamentalmente si occupa di consulenza alle aziende, definite però in senso lato, perché aziende non vuol dire soltanto la vera e propria azienda, ma può essere un'accademia di tennis, può essere una federazione, può essere un'università, un master post-universitario, diciamo varie organizzazioni che hanno bisogno di consulenze di un certo tipo nel mondo del tennis. Diciamo, io mi sono abbastanza focalizzato nel tennis e non ho ampliato come magari altri hanno fatto in altri settori, cosa che sarebbe dovuta essere interessante, però diciamo che io sono veramente tennis e abbastanza focalizzato in questo. Quindi Tennis Consulting, diciamo, in questi anni ha fatto tante cose. In primis mi viene in mente una bellissima, perché è stata una bellissima esperienza per me, la consulenza alla Diadora per 3 anni, dove anche lì come consulente, quindi come Tennis Consulting, ricoprivo il ruolo di tour manager mondo e dove ho avuto a che fare con grandissimi campioni come Ivan Ljubicic, Nicola Schifffer, Francesca Schiavone, Gaston Gaudio, Sara Errani, tanti tanti giocatori, quindi Marcel Granollers, insomma ne potrei menzionare tantissimi, quindi è stata un'esperienza anche interessantissima. Anche la collaborazione che ho fatto in Cina con la federazione cinese rientrava nel quadro, questa è più recente, rientrava nel quadro della Tennis Consulting, quindi con Tennis Consulting è un po' un contenitore di varie attività e di vari rapporti di collaborazione con diversi enti che, appunto, ripeto, possono essere di diverso tipo, non solo le aziende. Certo. Rientro un attimo anche a livello video, perché questa cosa che hai detto adesso della Cina la approfondiremo anche perché è una domanda che ti ha fatto ieri Alessandro Nicevoroser, perché sai che L'ho faccio la sentito. domanda a chi se ne va per quello che arriva, no? A livello di domande. E quello che Sì. voglio fare invece, nel frattempo, in chat ho messo il link della pagina di Tennis Consulting. E così le persone che stanno guardando questa intervista la possono salvarsi o andarsela a vedere. Metto nel frattempo, prima di cominciare a parlare anche di altre cose, il link di questa puntata. Quindi, se avete qualcuno da invitare, invitatelo pure, gli mandate il link, fate un bel copia e incolla, lo trovate nella chat sotto. E quindi così ampliamo la platea. E poi vi metterò anche altri link perché Fabrizio ne ha di cose da raccontarci, ma la prima cosa che metto in assoluto è le famose coordinate di Tennis for Africa. Tennis for Africa è un'associazione, anzi una ONLUS, che Fabrizio è vicepresidente, poi ci racconterai bene come funziona Tennis for Africa, cosa fa, come lo fa e per chi lo fa. Quindi le famose, anzi io ho fatto 3 domande, ma ce ne sarebbero cinque, le famose cinque. Il W del giornalista, quindi ci racconterai tutto, ma intanto sotto metto se volete aiutare questa Onlus per aiutare, lo so che in questo periodo andrebbero aiutati, penso a questo punto, tutto il mondo perché questo virus sta andando da tutte le parti, lo so che è arrivato anche in Africa, Fabrizio, Sì. leggevo proprio questa mattina una notizia, quindi siccome siamo dei tennisti magari pensiamo a quelli che sono meno fortunati di noi. Ma magari non solo a livello finanziario, ma poi Fabrizio tu ce lo spiegherai anche a livello di materiale. Ma questo ne parliamo dopo. Io volevo agganciarmi a quello che hai detto tu
sul fatto della Cina, anche perché stiamo parlando proprio di questa cosa del virus che è arrivata da là e tu c'eri poco tempo fa lì, no? Giusto? Sì, sono Esatto, rientrato. raccontami un po' com'è stata questa esperienza in Cina, anche com'era il periodo lì e cosa hai fatto per la federazione cinese anche a livello di tennis, come lavorano, come ragionano anche in quelle zone. Sì, il primo periodo è stato il 2018, l'ho passato a Shanghai, quindi siamo andati con mia moglie, quindi la famiglia, siamo andati, ci siamo trasferiti lì e siamo stati un anno proprio a Shanghai, per la Federazione Cinese e in particolare per il team di Shanghai, quindi cosiddetto Shanghai Tennis Team. Quindi basati lì un anno è stata un'esperienza, beh, chiaramente interessantissima perché dall'altra parte del mondo, in un mondo anche così diverso, una cultura interessantissima, così diversa dalla nostra, la lingua diversa. Per fortuna mia moglie è laureata in cinese, quindi da quel punto di vista, quando eravamo insieme, chiaramente non c'era nessun problema. Pochi parlavano inglese, quindi non era molto facile la comunicazione. E poi comunque sì, la comunicazione in generale, quella è stata un po' difficile, diciamo. Quello è stato un po' un problema, anche con gli altri coach, con i giocatori. Non con i coach stranieri, perché nel mio team c'erano circa 8 allenatori, di cui 3-4 stranieri, ma con i coach cinesi che magari non parlavano neanche inglese, quindi era complicato il rapporto. E i giocatori, diciamo, erano giovani, ragazzini, pochissimi parlavano inglese. Ma Mi tu senti? hai vissuto? Sì, ti sento, Ok. sì, ti sento. Quindi hai portato dei progetti avanti proprio con la federazione, oppure era una cosa tua a parte, tipo, non so, tipo creare un'accademia? Era un percorso No, sì. privato, tra virgolette, o in simbiosi con la federazione No, cinese? ero assunto dalla federazione cinese, in particolare da questo team di Shanghai, come tennis consulting, quindi ecco che di nuovo torna a tennis consulting, e in particolare la mia persona, come consulente sul posto, sia a livello di coaching, quindi diciamo, di consigli agli altri coach, a tutto il team. Anche io ho passato tante, tante ore sul campo da tennis lì e diciamo la parte più dura è stata soprattutto il periodo caldo che è lungo, che è molto molto lungo lì, quindi è stata dura da un punto di vista anche proprio fisico. E poi c'è tutta una parte manageriale, quindi di consulenza su come organizzare la loro struttura, perché alla fine era, diciamo, voleva essere un po' un'accademia di tennis, però della federazione, quindi organizzata nel quadro dei progetti della federazione. Quindi è stato un progetto molto interessante, ripeto, però non facile da realizzare e anche farsi capire, farsi comprendere non è semplice, non solo per un problema di lingua, per esempio faccio un esempio, io a me piace molto, diciamo, nel tennis giocato, se parliamo di questo, parlare ed esaminare le tattiche di gioco, cioè io credo molto nel fatto che la strategia di gioco di un giocatore possa davvero cambiare le performance, modificare le performance del giocatore indipendentemente dalla tecnica. È chiaro che la tecnica di base nel tennis, ovviamente, se no si fa un altro sport, però poi la strategia e quindi giocare in maniera, diciamo, cosiddetta intelligente è estremamente importante. Io mi ricordo una volta Ljubicic mi disse, io ogni tanto, quando sono in un momento in cui non so bene che cosa fare, la partita non ho le idee molto chiare, tiro un po' di palle alte e lunghe a metà campo. Questo mi impressionò perché Ivan era il numero 2 al 2, 3 al mondo, insomma, e mi disse: mi metto lì e gioco qualche palla molto molto alta, che chiaramente è lunga, perché se la giochi corta, sappiamo, è finita, e aspetto e vedo un po' cosa fa l'avversario e da lì poi decido un po' cosa fare dopo, ma mi prendo un po' di respiro, non tanto fisico, ma mentale, e cerco di capire che cosa succederà. Quindi Ivan Ljubicic giocava in maniera estremamente intelligente, aveva delle armi chiaramente molto forti dal punto di vista tecnico, però e in aggiunta giocava in maniera molto intelligente. Ecco, questa è una cosa che in Cina, almeno nella mia esperienza personale, non sono riuscito a, diciamo, a convincervi di questo fatto. E quindi lì era molto tirare forte, 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 vicino alle righe, ok, diciamo i birilli o i target vicino alle righe, macchina
lanciapalle, molta macchina lanciapalle, e quindi colpire tante, tante, tante palline, che per carità va bene, va benissimo, però non basta. Quindi lì è stato, ma mi dicono anche altri coach con cui sono in contatto in Cina che questo punto qua, che non è proprio, diciamo, poco importante, ma è rilevante, questo non lo vogliono accettare. Invece la preparazione fisica, tantissimo, forti fisicamente, tennis, sacrifici, ore, ore, ore in campo, eccetera, esercizi durissimi dal punto di vista fisico. E mi ricordo, volevano vedere i ragazzini uscire dal campo quasi in lacrime. Se no, non andava bene, cioè dovevano veramente uscire dal campo alcuni veramente in lacrime, cosa che dal punto di vista umano, per noi, insomma, è qualcosa che, per quanto l'allenamento lo portiamo ad essere duro, ad essere insomma, complicato da fare Certo. per i ragazzi, da svolgere, eccetera. Però non arriviamo mai a questo. Insomma, nel nostro mondo ho visto ragazzini in lacrime quando nei tornei sono emozionati, perdono una partita lottatissima, allora c'è lo sfogo, no? Dopo partita, soprattutto anche a volte durante le partite, perché si sta lottando tantissimo, ma non per la sofferenza fisica. E invece lì, questo punto mi ha scioccato, perché portarli a correre così tanto sul campo, da destra a sinistra, per centinaia di palle, da farli, insomma, arrivare a quello stato mentale, per me era un po' troppo, insomma, ecco. Sì, un po' troppo. Guarda, questa cosa che hai detto di Ljubicic mi viene in mente 2 inverni fa, o 3, adesso non mi ricordo, mi sembra 2, che ero con Alberto Castellani a Zagabria a fare un corso, c'era anche lui, no? E un partecipante a questo corso gli ha chiesto: ma tu quando giocavi il dritto, no? Magari rispetto a Federer, avevi una Easter che tendeva alla semi-Easter? E Ljubicic lo guarda e fa: ferma tutto, io non so neanche i nomi dell'impugnatura, so solo che se la palla mi andava lunga, la volta dopo cercavo di girare un po' più la racchetta in modo di dargli un po' più rotazione che mi scenda, ma non so come, non so neanche dirti i nomi, fa, non lo so, cioè mi sono adattato alla cosa che mi serve. Quindi stiamo parlando di Ljubicic, quindi no, di me per esempio, no? Quindi cioè, lui non sapeva neanche i nomi Assolutamente. dell'impugnatura, ha detto: guarda, se la palla ti va lunga, prova a dare un mezzo giro in più che magari ti resta in campo, quindi dopo chiamala come vuoi tu, gli ha detto. Una risata Sì. clamorosa di tutta la gente, però per fare capire questa cosa che tu hai detto, tiravo alto e poi boh, dai, vediamo un attimo cosa succede. No? Sì, Ma ma infatti è stato un in grande Cina, campione Ivan Ljubicic, quindi. certo, persona tra l'altro un pezzo di pane perché gli ha dato una disponibilità incredibile. Assolutamente. In Cina, per chiudere anche il discorso, poi mi racconti anche come erano, ecco, ti abbiamo perso, immaginavo, aspetta che mi tolgo io la telecamera. Esatto, in Cina, no? Per finire, com'erano strutturati a livello, scusa la ridondanza dei nomi, a livello proprio di strutture, cioè avevano strutture di alto livello come, non so, palestre, campi, oppure sono, cioè com'è la situazione a livello di strutture rispetto a noi, facciamo esempio a noi, paragone a noi. Sì, in quel caso specifico a Shanghai la struttura non era niente di particolare. Non era niente di particolare, era molto funzionale, quello sì, all'interno della struttura c'era un po' tutto il necessario per i ragazzi, quindi chiaramente campi da tennis, ma neanche tanti perché ce n'erano 6, quindi neanche tantissimi. Poi la foresteria, la palestra, la foresteria, quindi le stanze, ogni ragazzino o ragazzina avevano le stanze, ogni piano. Il primo piano c'erano i maschietti, il secondo piano le femminucce, quindi separati, ogni stanza aveva il proprio bagno, poi sotto la mensa, diciamo, e basta, poco più, quindi davvero nulla di particolare. Poi ci si appoggiava anche ad altre strutture esterne, e in questo caso, ecco, lì, ho visto parecchi pianti lì, perché ci si appoggiava alla struttura atletica dell'esercito. Quindi si andava lì in macchina, con macchine, pulmini, eccetera, si spostava lì e lì c'erano proprio i militari. Vedere i militari cinesi, tanti che marciano e che urlano perché hanno il loro, insomma, protocollo da rispettare, eccetera, quindi è abbastanza impressionante, cioè, incute un certo, insomma, non paura, però, insomma, incute una certa emozione. E lì mi ricordo c'erano proprio delle scalinate
delle scalinate che finivano nel vuoto, cioè non c'era nulla, proprio dei gradini organizzati in modo tale proprio che non portavano da nessuna parte, ma che chiaramente all'arrivo c'erano dei parapetti, diciamo, che servivano per fare avanti e indietro su questi gradini, che saranno stati 30-40 gradini. Quindi era proprio una cosa messa lì apposta, proprio classici gradini di cemento per andare su, e questi ragazzi dovevano farlo tante, tante, tante volte. Alla fine alcuni piangevano perché non ce la facevano più, cioè non riuscivano più neanche a salire camminando, e dovevano invece farli correndo questi gradini, scalando proprio velocemente, se no il preparatore, diciamo, fisico cinese li avrebbe, diciamo, quantomeno rimproverati. Quindi la situazione era abbastanza, abbastanza dura, sì. Sì. Ok, nel frattempo ti salutano un po' di persone, tra cui Corrado degli Incerti Tocci, che ti dice: grande Fabrizio, bravissimo professionista. Ah, grazie, anche lui, grazie. Giampaolo ti fa una domanda, diciamo, da coach. Quindi, secondo te, la partita si vince fuori dal campo o prima di scendere in campo? Ma allora, prima di scendere in campo è molto importante l'attitudine, perché si può perdere già prima di scendere in campo. Diciamo che secondo me non si vince prima di scendere in campo, perché si può entrare in campo molto positivi, ottimisti, molto organizzati, con uno schema di gioco, eccetera, però dall'altra parte c'è un'altra persona, c'è un avversario che magari anche lui si presenta in campo con questa preparazione. Quindi si può preparare in modo da avere delle chance di lottare e di vincere, qualora il match sia, diciamo, combattuto. Quindi parliamo di due giocatori di livello simile, questa è un'assunzione che, diciamo, do per scontato, nel senso che chiaramente se un giocatore è molto più forte dell'altro, scende in campo, mette lì la pallina e la palla non torna, e quindi no. Però parliamo di livello di un certo tipo e dei giocatori di simile livello, ecco. Però la si può anche perdere proprio prima di scendere in campo, se non si è preparati bene, se si hanno delle paturnie mentali, se si ha paura di giocare, paura nei punti importanti. Quindi va preparata molto, molto, la preparazione è molto molto importante. Io, diciamo che nella mia esperienza, quando ho iniziato a lavorare come tour manager dei giocatori delle aziende, quindi occupandomi dei giocatori, mi sono reso conto di come preparavano la partita, che era una cosa interessantissima, che a me non capitava quando giocavo io, perché diciamo, non essendo magari arrivato a quel livello, non si era creata tale situazione, per cui mi ricordo le partite preparate da Albert Costa quando vinsero Langaros, che è stato fra l'altro il primo giocatore che io ebbi la possibilità di, diciamo, di firmare, si dice in gergo, con lui quando ero in Prince, Albert Costa, e mi diede la possibilità, eravamo in rapporto anche, siamo, di grande amicizia, di partecipare alla preparazione delle partite con il suo coach. E quindi era interessantissimo, perché si parlava davvero di tattiche di gioco, di quanti incrociati giocare, quando entrare in lungolinea, quando servire in kick. Quindi è stata un'esperienza interessantissima. E Albert Costa entrava in campo già focalizzato, sapendo esattamente qual era il piano, poi sapendo anche che il piano eventualmente sarebbe potuto cambiare, si sarebbe potuto modificare in base poi alle circostanze della partita, però Certo. entrando con un piano ben preciso. Quindi mi ricordo che è stata una grande esperienza quella. E anche poi il dopo partita, perché mi ricordo una volta Patrick Rafter, che spero alcuni si ricordi, è stato numero uno al mondo. Patrick Rafter, mi ricordo quando era in Prince, e anche Gallo Blanco lo era, giocarono una partita, mi ricordo, a New York, agli US Open, finirono alle 2 di notte, vinta da Gallo Blanco, quindi una grande sorpresa, perché Patrick Rafter era fortissimo, numero uno al mondo, è stato per un periodo, e finirono alle 2 di notte, vinse Gallo Blanco, mi pare, 7-5 al quinto set, cioè una cosa mostruosa. E dopo un quarto d'ora dalla partita, Patrick Rafter era in palestra che faceva la cyclette per fare defaticamento, cioè una cosa incredibile. Anch'io rimasi davvero, dico: ma stai facendo? Eh sì, devo fare defaticamento. Dopo mezz'ora di cyclette, dopo tale partita, dopo aver perso a New York in piena notte. Professionisti veramente incredibili, quindi Sì, stupendo, sì. certo. Patrick Rafter, che ricordiamo con la bandana, scacchetti quadrati, bianco e nero, no? Lì era Allora, più che altro, lì era più che altro Pat Cash con la bandana, ah, come bravo, sì, dicevi. giusto. Mi sono confuso, è Un vero, altro che hai ragione. australiano, un altro grandissimo australiano, più grande di età di Patrick Rafter, Pat Cash, che vinse Wimbledon, no? Pat Cash vinse Wimbledon, mi pare.
Sì, Un è vero, altro. mi sono Lui confuso, sì. Frappato e ha la. patate, mi sono confuso. Sì. Oh, guarda, proprio per questa cosa che parlavamo adesso, approfitto per farti una domanda che ci fa Maurizio Varini e ti chiede, ma secondo te qual è il pubblico più competente a livello internazionale? Beh, questa è una bella domanda perché diciamo pubblico competente e pubblico corretto sono due cose, no? Che si tendono magari a mettere insieme, però non è detto che sia così, perché diciamo, un pubblico corretto è quello di Wimbledon, no? Wimbledon che c'è questo famoso silenzio, quindi quiet please, tutto molto soft, eccetera, non è detto che siano però i più competenti. Quindi difficile dirlo a Parigi, per esempio, Roland Garros, se parliamo di Grand Slam, diciamo che francesi tennis, a parte chiaramente la federazione francese, quindi la scuola tennis francese è famosa, no? È conosciuta come una scuola di grande tradizione con un contenuto tecnico e organizzativo molto importante. Quindi, se vogliamo, ecco, in Francia c'è molta, molta competenza da parte degli spettatori. Questo non vuol dire che, per esempio, a Roma non ci sia, assolutamente. Certo, Chiaro, certo. noi siamo più mediterranei, diciamo, quindi siamo un po' più caldi, un po' più chiassosi, però non vuol dire che non ci sia competenza, assolutamente. Sì, sono pienamente d'accordo su questo lato. Ok, allora io mi ero segnato comunque per la tua intervista un 5, diciamo, macro argomenti. Io lascerei il tennis for Africa per ultimo perché così ne parliamo bene approfonditamente. E una Ok. cosa che invece volevo sentire da te, che me l'hai accennata, è la storia di Stéphane Houdet e il famoso Roland Garros vinto in carrozzina. Sì. Stefano De, diciamo che ha segnato un pochino una delle tappe della mia carriera. Persona straordinaria, sapete, di formazione veterinario, quindi anche lì io amo, adoro gli animali come spero quasi tutti noi, no? E quindi il fatto di relazionarmi con una persona che, insomma, uno che diventa veterinario evidentemente ama gli animali, se no difficilmente arrivi a portare a termine tali studi, tale formazione. E Stefano è stato un giocatore di seconda categoria, normale, cioè normale, in piedi, un giocatore di tennis, quindi tennis. Poi ebbe un incidente in motocicletta, giusto facendo un viaggio per festeggiare la sua laurea in veterinaria, questo in Francia, ebbe un incidente che purtroppo gli fece perdere l'uso della gamba sinistra, e quindi si ritrovò con una gamba totalmente fuori uso, diciamo, quindi sulla sedia a rotelle. Da lì iniziò un po' una depressione per lui, cioè è anche comprensibile, no? Un periodo di grande tristezza nel quale, insomma, la vita ti cambia completamente la vita. Poi un giorno, seduto in un caffè a Parigi, lui stesso, quindi sulla carrozzina, un signore abbastanza anziano, diciamo, che non conosceva, però a Parigi un po' nei caffè c'è questa cosa di comunicare anche senza conoscersi, di scambiare due parole. È abbastanza comune questo fatto. Un po' Sì. da noi anche capita più nel centro-sud Italia anche, no? Magari nel nord un po' meno. Però ecco, questo signore gli disse: senti, ma perché non te la fai amputare questa gamba? Che te la tieni a fare in pratica? Lui prese spunto, ci pensò un po' e disse: ma sai che questo signore ha ragione? E si fece amputare la gamba, cosa che, anche se è una Cacchio. gamba purtroppo fuori uso, però insomma, decidere di farsela amputare e quindi di non averla più legata al proprio corpo, io penso che Non è possa, facilissimo. non credo sia semplicissimo. E così decise di fare e da lì iniziò a giocare a tennis sulla sedia e a camminare con una protesi. Infatti lui cammina bene. Lui cammina bene con una protesi e con i pantaloni lunghi quasi non capisci che veramente che non abbia, insomma, la gamba sua vera e propria. È chiaro che i pantaloncini sì, perché se è una protesi si vede benissimo. Quindi quando poi io ero a Parigi e io gli ho fatto da manager per un anno e mezzo, due, però giocavo anche con lui, facevo anche da sparring, diciamo, da sparring partner, ce l'avevamo a Roland Garros, che è il centro tecnico della federazione,
A volte giocava seduto, quindi sulla sedia, giocava benissimo, dovevo giocare veramente bene per riuscire a metterlo in difficoltà perché si muoveva in maniera incredibile. E a volte giocava in piedi, quindi per me era impressionante un po' tutte e due le situazioni, perché quando giocava in piedi, beh, vedevo un uomo in pantaloncini con una protesi e quindi era abbastanza particolare la cosa. Quando giocava seduto sulla sedia, avevo paura di giocare magari troppo angolato Certo, perché. per non, come dire, tra virgolette, mortificarlo o metterlo troppo in difficoltà. Però, quando ti capitano queste cose, poi giochi troppo centrale, le giochi troppo vicino, allora lì faceva i punti lui, quindi rischiava di vincere lui. E alla fine, che tu giochi contro qualcuno in qualsiasi situazione, è giusto che ognuno di noi voglia vincere. Se giochi una partita di allenamento seria, insomma, è giusto, no? Certo. Perché è umano, chiaramente. Allora lì Certo, cominciavo a sì. giocare un po' più angolato finché in qualche modo riuscivo a portare a casa la partita, però se no giocavo troppo vicino e lui faceva i punti regolarmente, io fermo. Quindi. Però è stata un'esperienza incredibile, lui è una persona umanamente fantastica. Pensa che è stato generosissimo, è venuto in Tanzania, quindi con me per un progetto Tennis for Africa. È venuto con me e non ha voluto nulla, cioè proprio in maniera totalmente gratuita. Abbiamo passato 4-5 giorni a visitare gli ospedali, i bambini, a giocare con i bambini, a promuovere anche il tennis su sedia a rotelle, perché anche quello che facciamo noi come Tennis for Africa, cerchiamo di promuovere il tennis per tutti, per coloro che hanno la Sì. fortuna di non avere problemi fisici, ma anche per coloro che si trovano su una sedia a rotelle. Quindi lui venne e fu un periodo stupendo, fu eccezionale. Quindi per me è stata un'esperienza davvero che tra un po' tra tutte le esperienze la metto proprio, la confeziono, la metto di là in maniera separata perché è un rapporto eccezionale. Siamo sempre in contatto con lui, poi io ho fatto altre cose, faccio altre cose, lui continua a giocare ancora, non è più giovanissimo perché adesso ha 50 anni, sì, 50 anni, quindi. Sì. Però chiaramente sulla sedia a rotelle non è come in piedi, quindi diciamo che giocare a 50 anni nel circuito professionistico, nel tennis è un po' più. No, vediamo se Federer ci fa questa sorpresa e arriva anche lui lì, eh? Vediamo. Chi lo Che non si sa, sta ma male. io Che non si penso sta che male in con lui. ta in sì, è vero, credo che in tanti lo speri, no? Questa cosa qui che Sì. giochi più avanti possibile, perché comunque oltre ad essere ovviamente forte, è anche proprio il carisma, il personaggio che fa bene al mondo tennis. L'esperienza che dicevi tu con Stefan, io la annovero in quelle sfere gialle. Non so se hai visto il film della Disney Inside Out. Sì, Che tutte le cose che certo. succedevano nella giornata avevano le sfere blu che poi venivano cancellate, ma quelle gialle, le emozioni grosse, rimanevano in quella scatola centrale che erano Sì. indissolubili, no? Quindi io le considero come le sfere gialle. Bella questa Vero. storia che hai raccontato. Io ti vorrei fare ancora parlare prima di andare in maniera un po' più approfondita e farti anche le domande delle persone che sto lasciando in fondo, proprio perché chiedono delle cose di cui parleremo alla fine. Anche un po' di quel progetto, e metterò anche nella chat anche di questo il link per il quale c'è anche una app che si chiama Smash Me. Mi puoi Sì. Sì, spiegare in poche parole così lo conosco anch'io in maniera più approfondita. assolutamente. Beh, SmashMe secondo me è un'applicazione, un'app, diciamo, totalmente rivoluzionaria nel tennis, cioè qualcosa che non c'è, quindi è la prima in questo ambito. Quindi in pratica è un'applicazione che favorisce la domanda e offerta di tennis, cioè di persone che vogliono giocare a tennis. Quindi con facilità, utilizzando l'applicazione, tu in giro per il mondo, in giro per l'Italia, o chiaro, uno a casa propria magari è già organizzato, ha la propria cerchia di persone con cui giocare, ma quante volte ci si trova anche nella propria città, si vuole giocare e non si trova la persona con cui giocare, allora comincia a telefonare, mandare messaggi, quello di una persona ti risponde che ti farà sapere, tu aspetti, insomma, il tempo, intanto devi prenotare il campo, quindi complicato. L'applicazione ti permette, in base al livello di gioco, e quindi nel tennis vogliamo tutti giocare più o meno con persone del nostro livello, no? Più o meno, insomma. E in base a questo trovi la persona con cui giocare, perché anche quell'altra persona sarà connessa, sarà nell'applicazione, sarà registrata, e quindi è facile mettersi in contatto, lanciare una sfida, diciamo così, e
o a livello personale, quindi cercare una persona per giocare, quella persona precisa, oppure lanciarla e tra tanti qualcuno avrà anche voglia di giocare quel giorno a tale ora e da lì si procede. Quindi è un'applicazione molto funzionale, veramente è un progetto molto molto interessante, secondo me. Guarda, bella questa cosa perché innanzitutto ti può mettere in relazione anche con delle persone che non conosci, ma soprattutto vedo io frequentando magari i circoli, vedo delle persone che giocano sempre contro le stesse persone Esatto. e invece hai bisogno di confrontarti anche con altre persone e alle volte magari di livello inferiore, ma anche più spesso con livello superiore, magari non di tanto perché se no la differenza è troppa, ma che ti spinge anche a migliorarti. Ma mi dicevi che questa applicazione serve anche per i maestri, giusto? Per i maestri tantissimo, forse ancora di più che per i giocatori, perché per i maestri in particolare c'è una parte dell'applicazione che si chiama Agenda Premium, che permette al maestro di avere praticamente un segretario personale all'interno dell'applicazione. Cosa utilissima, perché sappiamo bene che i maestri cioè fanno un lavoro per cui è difficile rispondere alle chiamate, ai messaggi, eccetera. Non è come stare in ufficio, per cui lavori, porti avanti i progetti, allo stesso tempo hai il telefono vicino, ti arriva un messaggio, rispondi e passi dal computer al telefono come faccio io, per esempio, continuamente tutto il giorno, eccetera. Ma chi è in campo è chiaro che o giochi a tennis o fai lezione o dai la palla e giochi o stai al telefono, uno o l'altra. Le due cose secondo me non sono compatibili. Se succede, ne vedo e mi dispiace molto perché toglie professionalità a chi lo fa, non va bene. Ma d'altra parte il maestro dice: ma come faccio se no a fare dalla mattina alla sera e poi organizzare i giorni successivi? E è corretto anche da parte del maestro, perché dice, non posso arrivare a sera e rispondere a 10-20 messaggi, magari di persone che avevano bisogno della risposta quasi immediata, quindi è giusto. Però non è neanche giusto Certo. stare al telefono mentre si è in campo, assolutamente. Ovvio, assolutamente sì. L'applicazione ti permette di evitare tutto questo, cioè il maestro pubblica la propria agenda delle prossime settimane, 4-5 settimane, signori, io sono libero tale giorno a tale ora, tale giorno a tale ora e tale giorno a tale ora. Il resto sono occupato. Sono libero, potete prenotare. Pum, in automatico le persone si prenotano l'ora, c'è un push che arriva, conferma, finito. E così è stato fatto tutto, si è evitato tutta una comunicazione che ha portato via tempo, sforzi, situazione, imbalazzo, eccetera. Quindi è assolutamente comodissimo. E poi anche, Certo. secondo me, una cosa importante anche, perché secondo me il maestro è un profilo importante, il maestro di tennis, ma va anche valorizzato. E questo è uno strumento per valorizzare anche il maestro, la professionalità del maestro. E inoltre si instaura anche poi da lì un rapporto diretto di comunicazione fra l'allievo e il maestro, per cui si può anche organizzare l'allenamento. Perché quante volte io vedo così nei circoli, vedo il maestro, entra in campo con l'allievo. Ah, ok, benissimo, oggi cosa vorresti fare? Ma cosa vorresti fare? Non lo so cosa vorrei fare. Perdiamo 10 minuti a parlare di quello che si vorrebbe o non si vorrebbe fare, di quello che magari potrebbe essere meglio, e perdiamo tempo. E il tempo non va bene, perché se giochi un'ora, perdi 10 minuti, rimangono 50 minuti. Invece l'applicazione ti permette di farlo prima. Inizi un dialogo col maestro, una volta confermata, diciamo, l'ora di lezione o di allenamento, e si condividono: maestro, io vorrei fare questo, 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 vorrei allenare il dritto incrociato, vorrei allenare il servizio ad uscire. Sì, no, se ne parla. Si arriva in campo pronti per un allenamento strutturato. Certo, è una specie di un social del tennis, diciamo. Davide Sì. Guarini ci chiede che cos'è l'agenda premium? Era questa cosa che stavi parlando tu adesso, no? Sì, questa del maestro, l'agenda prima del maestro, che appunto pubblica la propria agenda, propria situazione, e da lì le persone possono entrare e prenotare in automatico senza bisogno di contattare direttamente il maestro, perché lo contattano così, il maestro ha già pubblicato quello che è la sua disponibilità, quindi basta entrare e prenotare loro, non c'è bisogno di chiamarlo, di contattarlo, WhatsApp, eccetera. E quindi è proprio questa l'agenda premium. Un po' come funzionano adesso i sistemi online per prenotarsi il campo, lo trovi vuoto, ti prenoti il campo online così ti puoi prenotare anche il maestro online. Visto che stiamo andando verso, cioè siamo già nel 2020 e queste cose stanno prendendo sempre più piede, perché no, magari usare questa
questa facilitazione, io la chiamo. Assolutamente. Poi è un progetto internazionale, questo è quello che mi ha affascinato di più, perché non è un progetto, diciamo, limitato al nostro paese, ma è un progetto internazionale. Quindi io penso alle persone che viaggiano in giro per il mondo continuamente e lì è ancora più utile perché trovi le persone con cui giocare o il maestro da contattare per fare una lezione. Quindi a livello internazionale, questo secondo me è il punto molto forte dell'applicazione. Bene, bene. Fabrizio mi chiede, ma dove scrivono gli utenti le altre domande? Le scrivo in una chat di domande che io vedo e poi giro prontamente a Fabrizio, non solo a Fabrizio, a tutti gli intervistati, no? Ovviamente poi le filtro perché c'è qualcuno che mi saluta e quindi non leggo tutto, leggo solo le domande, no? Perché se fosse una chat di gruppo viene fuori un casino e non riesco a filtrarla. Ok, detto questo, abbiamo parlato anche di Smatch Me. Andiamo a parlare. Adesso mi fai una bella panoramica anche su come è nata, come sei entrato tu a fare il vicepresidente, ma soprattutto che cosa fa di concreto e come tutti noi possiamo aiutare Tennis for Africa. Allora, Tennis for Africa, per me, Tennis for Africa è chiaramente volontariato, ci tengo a precisarlo. E non dedico meno attenzione a Tennis for Africa o al lavoro vero perché è volontariato, anzi, ne dedico tantissimo e con grande passione, con grande piacere. Allora, è nato in questo modo, in maniera abbastanza particolare. Lorenzo Turchi, che è un geologo, un dottore Lorenzo Turchi, è il fondatore e presidente di Tennis for Africa, creata nell'88, quindi è nata qualche anno fa, a Roma. Io incrociavo continuamente questo signore, questo rispettabilissimo signore, distinto Lorenzo Turchi, lo incrociavo continuamente nei tornei, soprattutto a Roma, al Torneo di Roma, e a Parigi-Bercy. Sono i due tornei che lui frequenta durante l'anno. Io ne frequentavo molti altri. Però ogni anno incontravo questo signore, lo incrociavo, sapevo, vedere al Players Lounge, al ristorante dei giocatori o nei corridoi, eccetera. Incrociavo continuamente questo signore per 2 o 3 anni, sia a Roma che a Parigi-Bercy, quindi ci salutavamo cordialmente, buongiorno, 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 buongiorno. Dopo 2 o 3 anni di questi incontri ormai regolari, nei quali tutti e due ci riconoscevamo tutte le volte, ci fermammo un attimo e io gli chiesi, o lui, no, adesso non ricordo bene, ma senti, scusami, ma ci incrociamo da 2 o 3 anni in questi tornei, tu cosa fai? E io cominciai a dirgli, o lui, facciamo questo, 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 e lui pure. Allora, entrambi, mi ricordo che abbiamo detto, beh, qui dobbiamo parlare, dobbiamo sederci e parlare un po'. E così abbiamo fatto. È stato interessantissimo perché quando io ho sentito Africa, io sono nato e cresciuto in Africa, in Nord Africa, ma i miei fratelli, mia sorella più grande, mio fratello anche più grande, sono nati invece in Somalia, quindi non nel Nord Africa. E, quindi l'Africa per me, io fino all'età di 14-15 anni ho vissuto in Africa, quindi per me ha un significato anche particolare, cioè ci sono legato come radici, insomma, sono nato, ho fatto le scuole elementari lì, le medie, tutto. E quindi quando lui mi ha menzionato Tennis for Africa, ho detto, beh, dobbiamo sederci un attimo e parlare. E da lì è iniziata una bellissima collaborazione. Abbiamo iniziato il primo progetto in Tanzania, che io ho seguito tantissimo, fino a quando poi l'anno scorso, nel 2019, questo è iniziato nel 2014, questa, diciamo, collaborazione. Nel 2019 sono stato nominato vicepresidente, quindi questo, cioè, mi ha fatto molto piacere, non cambia nulla, ma mi ha fatto molto molto piacere dal punto di vista anche così morale, no? Quello che facciamo sono tante cose. Intanto cerchiamo di raccogliere materiale per i ragazzi che vogliamo portare a giocare a tennis e quindi chiaramente che hanno poche possibilità. E quindi fondamentalmente è un'azione anche sociale molto importante, cioè cerchiamo di toglierli dalla strada, dalla povertà assoluta per giocare a tennis, che insomma cambia abbastanza. Non devono diventare necessariamente dei campioni, però portarli a fare sport e dare loro un certo ordine, una disciplina, e quindi c'è l'ora di tennis, loro vivono quindi sapendo che arriverà l'ora di tennis, quindi non si vive soltanto così, non si naviga così a vista, ma ci sono dei progetti, delle cose da fare.
Quindi questo è molto molto importante. Quindi raccogliamo materiale per loro, che poi grazie ai canali di Sant'Egidio, che quindi è molto vicino alla ONLUS, a Tennis for Africa, riusciamo in qualche modo quindi a fare avere ai paesi africani. Poi facciamo formazione ai maestri, quindi andiamo lì, ci sediamo con i maestri, andiamo in campo, facciamo delle conferenze, quindi cerchiamo di formarli in qualche modo. E poi andiamo lì stesso proprio a giocare con i bambini. L'obiettivo, uno degli obiettivi è anche quello di riuscire a portare qui dei giocatori più meritevoli, che però devono essere meritevoli, ma anche diciamo, poveri, con poche possibilità, perché se guardiamo soltanto il livello di gioco, allora rischiamo poi di scegliere qualcuno invece di famiglia benestante, e questo non va bene, perché se qualcuno... Ci sono anche tanti benestanti in Africa, no, ovviamente. Se qualcuno vuole venire ed è benestante, beh, noi dobbiamo essere in grado di sapere queste cose, perché casomai viene sì, ma non utilizzando le borse di studio che noi riusciamo a mettere a disposizione, ovviamente. Certo. Quindi i progetti, diciamo, all'interno delle attività di Tennis for Africa sono tante. Noi pensavamo, a questo punto credo che sarà rimandato, perché come dicevi tu prima, adesso il virus anche in Africa sta dilagando. L'idea era quella di andare quest'estate, a giugno, luglio, agosto, andare Lorenzo Turchi insieme, andarci insieme e organizzare delle attività. In particolare stiamo lavorando molto in questo momento su tre paesi: Sierra Leone, Tanzania e Kenya. Quindi andare lì, fare un sopralluogo in tutti questi tre paesi dove abbiamo dei referenti, e capire cosa stanno facendo con i vari ragazzi, le varie scuole tennis, portare il materiale, fare formazione e tutto questo. Quindi il lavoro è molto molto importante. Io ho visto delle immagini di campi da tennis sulla terra disegnate con le righe con il gesso. Sì, assolutamente sì, quello sì. Però diciamo che la parte relativa alle strutture, è chiaro, lì richiederebbero degli investimenti molto importanti, però siccome i budget sono molto limitati, andare ad investire, chiaro, i campi col gesso, quelli lì siamo proprio un estremo, no? Ma ci sono anche dei campi che sono, insomma, ragionevoli, non sono US Open sul veloce o Roland Garros sulla terra, Sì, no? certo. Però sono dei campetti, insomma, discreti, quindi in questo caso, avendo dei campetti discreti, preferiamo investire sui servizi, quindi sulle attività, per fare in modo che, perché mettere a posto un campo, vuol dire che probabilmente 50 ragazzini non possiamo dare loro il materiale per giocare, eccetera. Quindi preferiamo, diciamo, il lato umano delle persone, aiutare le persone, piuttosto che la parte proprio strutturale. Quindi questo Sì. sì. Sì, vero, sì, perché poi dopo devi anche scegliere com'è destinare le risorse che hai, no? Sì, assolutamente. Federico Di Carlo ti chiede, cosa significa il tennis per i bambini africani? Cioè, cosa ti piace e ti motiva anche in questo progetto a te personalmente? Sì, beh, allora, prima di tutto, diciamo che già il fatto di permettere loro di fare sport, di fare qualsiasi sport, in questo caso con me o con Tennis for Africa si parla di tennis, però andrebbe bene qualsiasi altro sport, chiaramente. Già è qualcosa di buono, perché li porta, diciamo, fuori dalla strada, dal perdere tempo per strada, dal non far nulla, eccetera. Poi, se da lì si migliora, e quindi c'è anche un certo talento di base, se si riesce ad organizzare degli allenamenti strutturati di un certo tipo, ben venga aiutare questi ragazzi anche a migliorare, a diventare anche dei giocatori, perché no? Questo non è un progetto che, diciamo, deve riguardare esclusivamente il tennis amatoriale. Chiaro, comincia così, però potrebbe anche, perché no, trasformarsi anche in qualche cosa di più importante per alcuni ragazzi. Quindi intanto c'è prima di tutto un aspetto sociale importante. Lo sport, sappiamo benissimo, lo sport è vita, lo sport è salute, lo sport cambia la vita delle persone totalmente. E da qui, se poi si aggiunge anche un progetto agonistico per alcuni di loro, assolutamente sì, perché no?
cerchiamo di aiutare anche questi ragazzi a venire in Italia. Qualche anno fa con me a Padova, l'estate prossima, ma non credo per il problema che sappiamo, ma in futuro ci ha dato disponibilità, per esempio, Riccardo Piatti, di ospitare un ragazzo della Sierra Leone ad allenarsi un mese da lui in Accademia Bordighera, quindi un'ottima cosa. Eh sì. E poi sì, molto molto insomma, gentile, è stato davvero generoso a far questo. E poi in altre situazioni. D'altra parte, Riccardo Piatti, giusto per menzionarlo, perché Sì, persona vai, vai. di grande prestigio, Riccardo è stato una delle veramente delle persone che ai tempi in cui allenava, parliamo di un anno fa, Furlan, Mordegan, Caratti e altri giocatori di altissimo livello, lui e Brandi, Cristiano Brandi, Cristian Brandi. Ecco, lui è stato uno delle persone che ha aiutato molto Tennis for Africa. Poi da lì non posso non ringraziare, non menzionare ciò che hanno fatto Diego Narciso, Claudio Pistolesi, Laura Golarsa, all'epoca Jonas Svensson su tutti, che è stato numero 10 al mondo, mi viene in mente Chesnokov, che è stato numero 9 al mondo, e tanti tanti altri giocatori. Poi su tutti, diciamo, l'uomo di grande attualità nel tennis italiano, Vincenzo Santopadre, che anche lui è stato ed è nel board di Tennis for Africa, che chiaramente allena Berrettini. E Matteo Berrettini, non perché sia diciamo, l'allievo, il giocatore di Vincenzo Santopadre, Matteo Berrettini è il giocatore, perché non è che sono tantissimi, anche perché non andiamo a bussare alle porte di tutti i giocatori, ma è in questo momento il giocatore che aiuta tantissimo Tennis for Africa, e anche a livello proprio di eventi e quindi alla fine a livello finanziario. E quindi io ringrazio moltissimo tutte queste persone, e in particolare oggi Vincenzo Santopadre, che insomma come coach di Berrettini, e Matteo stesso, che stanno facendo moltissimo per aiutarci. Sì, ho visto anche che c'era una foto sua nelle homepage di Tennis for Africa. Tra l'altro, Vincenzo Santopadre lo avrò ospite verso la metà di aprile, quindi verrà anche lui a parlare con noi. Allora, Riccardo Volpe, e così andiamo anche verso la fine, ma poi ti farò ancora due domande, quali progetti hai in programma per il prossimo futuro? Allora, progetti, diciamo che ce ne sono abbastanza. Una cosa che non ho ancora fatto, diciamo, nel tennis, e che vorrei fare, e quindi farò, è quella dell'insegnamento, ma non del tennis, dell'insegnamento nel quadro di master post-universitari, quindi materie legate al management, al marketing sportivo, eccetera. Quindi è sempre stata una cosa, ho fatto, diciamo, nella mia carriera molte relazioni presso master, università, eccetera, però si fermavano lì, cioè tu vai lì, fai la tua relazione di un paio d'ore, passi del tempo con i ragazzi e poi finisce, quindi sei un relatore, diciamo. In questo caso invece sono molto contento perché l'Olympic Management Institute di Roma mi dà la possibilità di collaborare come docente, quindi questo mi piace molto, e quindi prossimamente seguirò questi ragazzi che vengono da tutto il mondo e seguiranno questo progetto legato al management sportivo, ma anche al coaching. Quindi vengono ragazzi atleti, quindi ognuno fa il proprio sport da tutto il mondo, e in più studiano materie legate al management e marketing sportivo. Quindi credo che questo Olympic Management Institute abbia trovato una formula molto interessante, unica secondo me nel suo genere in questo momento, perché unisce la passione veramente sportiva dello studente, degli studenti, con una preparazione accademica, quindi fare sport e anche studiare, quindi molto molto interessante. Questo, diciamo, è il progetto, uno dei progetti che andrò a Che vuoi sviluppare? seguire Sì. a breve. Sì. E poi sono anche molto contento di iniziare una collaborazione proprio con la Rome Tennis Academy, che secondo me Bravo, che era una domanda che voleva fare adesso, che voleva farti Marianna, voleva farti proprio una domanda, se puoi dire qualcosa relativamente al progetto della Rome Tennis Academy con Boili Santopadre.
Ma guarda, lì secondo me Cobolli e Santo Padre insieme, e conosco anche molto bene Massimiliano Meschini, che è il loro partner in questa situazione, diciamo che hanno scelto un'attività e hanno impostato l'Academy, la Round Tennis Academy, in maniera molto molto interessante, perché è unica, o forse quasi unica in Italia, dedicata al tennis professionistico agonistico, quindi professionistico per chi fa tennis mestiere, fa proprio il proprio lavoro, quindi si allena tutto il giorno, mattina e pomeriggio, e anche per ragazzi agonisti che vanno a scuola ma puntano ad un tennis di alta qualità. Quindi un progetto estremamente interessante, diverso, che secondo me farà la differenza in questo ambiente dove a volte si è un po' né carne né pesce, cioè si va in una direzione ma poi si prende un'altra direzione e poi si ritorna in un'altra ancora. Questo invece è molto focalizzato, uno staff di coach di altissimo livello, tutti quanti, Sì. viene in mente, non so, su tutti Fabrizio Fanucci, che è stato chiaramente coach di altissimo livello, di Starace, di Volante, quindi gente con esperienza importante, Spezzi, un altro veramente pesante, e poi chiaramente Santo Padre Cobolli, che hanno già dei giocatori, a parte Matteo, che ormai è un campionissimo straordinario, perché tra i primi 10 al mondo, chi sa di tennis capisce qual è l'esperienza incredibile, ma anche altri, Flavio Cobolli stesso, Matteo Gigante, tutti i giovani che stanno crescendo tantissimo. Quindi è un progetto Certo. veramente interessante, che sono contento di poter, diciamo, inserire nelle mie attività. Beh, ti lancio una provocazione allo stesso tempo. C'è prima nominato il centro di Piatti a Bordighera dove allena giocatori professionisti di altissimo livello, compreso anche lo stesso Sinner, ma aveva fatto una collaborazione piccola anche con la Sharapova, insomma, tanti giocatori si vanno a allenare lì. Hai parlato della Round Tennis Academy improntata sul professionismo con coach di alto livello e tutto quanto, poi c'è il centro federale a Tirrenia. Non è che magari queste cose di alto livello rischiano di portare via un po' diciamo, di interesse per i centri federali? Può darsi che capiti questo. Certo che, diciamo, centri di cosiddetto alto rendimento è difficile che se ne sviluppino tanti, quindi qui ne abbiamo menzionati due, diciamo Rome Tennis Academy, poi abbiamo parlato di Riccardo Piatti al Piatti Center, quindi a Bordighera. Ecco, non me ne, già in Italia, che è un paese diciamo, di tennis, dove c'è tanto, tanto tennis, tantissimi circoli di tennis. Non me ne vengono in mente altri impostati in questo modo. Poi ci sono tante situazioni, tante realtà di club di tennis dove all'interno c'è una scuola tennis, un'agonistica, eccetera, di altissimo livello, assolutamente, questo non si discute. Però in realtà con questo tipo di focus, con questo tipo di approccio e di mentalità, non ne vedo tante. Due in questo Sì. momento in Italia mi vengono in mente, poi magari pensandoci bene, ma non mi pare. E quindi più di tanto al centro, diciamo, federale, più di tanto non credo che possano andare a toccare, insomma. Qualora ce Sì, ne fossero certo. di più, allora magari, sai, ma al momento io penso che siano progetti abbastanza unici questi. Dai, che poi magari è meglio che restino anche, ma a parte adesso il periodo, no. Ma è meglio magari che restino anche in Italia, piuttosto come una volta si andava spesso i giocatori professionisti andavano in Spagna ad allenarsi, no? Quindi a questo punto è meglio che rimangano da noi, tra virgolette. Sì, assolutamente sì, perché insomma il nostro paese può offrire tutto e anche di più, assolutamente. È che la Spagna sono dei gran lavoratori, su questo non c'è dubbio, cioè bisogna apprezzarli. Poi io ho lavorato tantissimo con giocatori spagnoli, quindi ne conosco i contenuti di concentrazione, di volontà, di serietà, quindi questo senza dubbio. Però io credo che noi in Italia adesso, fra l'altro con dei campioni come quelli che abbiamo, e quindi chiaramente Berrettini e Fognini, beh, ovviamente, poi giocatori un po' senior, ma sempre eccezionali come Seppi, e poi Sinner, che adesso come giovane fortissimo, penso che non abbiamo assolutamente nulla da invidiare. Le strutture le abbiamo, le persone ci sono, i professionisti pure, quindi faccio tifo assolutamente, in questo caso in generale per l'Italia, per il nostro paese, che adesso più che mai ha bisogno che insomma, che ce ne prendiamo cura, ecco, in tutti i sensi.
Sì, sono d'accordo con te. Guarda, ti faccio l'ultima domanda, poi me ne fai una a te per Claudio Palazzo, che avremo domani ospite qui con noi, giocatore, è stato giocatore ATP, ha giocato in internazionali, segue tantissimi giovani, porta tantissimi giovani a cercare la strada del professionismo, oltre che fare sulla sua profilo Facebook degli interessantissimi video che oggi, mentre facevamo una prova del webinar, mi ha detto in America me li stanno copiando paro paro, sono un po' incazzato, mi ha detto, però parleremo domani con lui, quindi mi farai una domanda per lui. Ma prima ti volevo chiedere, visto che sei andato in Cina, hai lavorato in Italia, hai visto in Africa e hai frequentato il circuito di giocatori professionisti, secondo te un giovane d'oggi, dimmi tre caratteristiche che deve avere per arrivare in alto. Ok, intanto caratteristiche, se possiamo definire una caratteristica o meglio una situazione o una circostanza nella quale i genitori non devono mettere troppa pressione al figlio o alla figlia, già questo è una cosa, perché a volte diciamo genitori esageriamo e quindi se si mette troppa pressione ho paura che non funzioni. Ci deve essere la motivazione positiva, la motivazione costruttiva, quello sì, certamente, ma non la pressione e quindi le sfuriate, che ne vedo, ne ho viste tante. Queste secondo me sono assolutamente controproduttive. Quindi questo è già un punto che dobbiamo avere un po' tutti molto, molto chiaro. A me è capitato ultimamente, mi trovavo in Spagna, facevo una consulenza ad una famiglia che ha un figlio, un ragazzino che ha 12 anni, che gioca discretamente bene. Allora, 12 anni e i figli pretendevano di sapere, diciamo, da me, quindi volevano un dato preciso, un dato scientifico, se il figlio, col tempo, quindi con il dovuto tempo, se l'obiettivo di arrivare tra i primi 10 al mondo, almeno questa cosa del 10 al mondo, poteva essere, sarebbe potuto essere qualcosa, diciamo, realistico. Cioè, rimanevo basito da tale domanda, perché 12 anni potermi sbilanciare a tal punto, no, non me la sentivo, quindi la mia risposta era una risposta molto semplice, cioè non lo so, cioè, come fai a dire no, come fai a dire sì, tantomeno, e quindi era non lo so, ma loro questa risposta non lo so sembrava, ma come tu dovresti risponderci? E dico, ma io non lo so, ma che secondo me se lo chiedete a chiunque, se lo chiedete a Santo Padre, se lo chiedete a Piatti, a Castellani, e risponderanno tutti così. Cioè, da che bisogna andare per avere la certezza se la risposta è sì o no? E la risposta è non lo so. Quindi da qui a me la domanda me la facevano, finiva lì e dopo la mia vita continuava. Voi immaginate la pressione che potevano mettere al ragazzo questi genitori. Certo. Pressione infinita, incredibile, quindi questo non va bene. Poi la seconda, secondo me, che si dovrebbe cercare di insegnare loro di giocare di un po' tutti i colpi, cioè saper fare un po' tutto e non avere quindi punti deboli, perché poi nel tennis moderno non c'è spazio per i punti deboli. C'è spazio sì per avere qualche colpo, diciamo, extra forte, extra potente, quello sì, uno o due colpi, diciamo, super ci vorrebbero, potrebbe essere il servizio, il dritto, il rovescio, in genere servizio e dritto magari, però punti deboli no, non ce ne dovrebbero essere. Questo è già il secondo punto, perché alcuni, io sento a volte alcuni maestri dicono, sì, ma il dritto, sai, un buon dritto potrebbe diventare molto forte e quindi continuiamo col dritto. E dico, sì, ma il rovescio com'è? Il rovescio un po', no, ma si può lavorare di pari passo, cioè si può far sì che il dritto, nel caso appunto specifico, diventi un colpo eccezionale, ma il rovescio non può essere un punto debole, perché se no ad un certo livello non ce n'è più, perché Non ti fino ad un certo perdonano. livello ci arrivi, ti sposti e tutto, ma dopo un po' non, la verità vera viene fuori. E quindi si paga tutto ciò. Questo è il secondo punto. Il terzo punto, di cercare di capire, creando anche l'empatia necessaria che ci vuole con i giovani, Sì. ovviamente, in una parola empatia, ma all'interno c'è un mondo, quindi diciamo che la definiamo così, empatia,
capire anche come il giovane vorrebbe esprimersi, cioè tirar fuori anche un po' la personalità del giovane in modo da potersi esprimere come meglio desidera e quindi contento di quello che fa in campo, gioioso, divertendosi di quello che sta facendo in campo. Perché se tu un giocatore che vuole stare a fondo campo perché ha questa indole, lo vuoi far giocare e serve in volle continuamente, non si diverte, e viceversa, stessa cosa. Quindi capire Certo. qual è l'indole e la personalità, e poi in base a questo affinarla. In base a questo, sì, una volta nel rispetto dell'identità del giovane, allora a quel punto iniziare tutta una serie di suggerimenti, di iter per cui si può migliorare la strategia di gioco in generale, ma anche la tattica di gioco in base ai giocatori che si affrontano, eccetera, eccetera, eccetera. E da lì poi si apre un mondo. Però sono, secondo me, questi tre punti che sono molto importanti, che vanno considerati. Bene, rientro così, ti ringrazio. Poi questa cosa che hai detto dell'empatia, parlavamo sempre con Alberto, che noi siamo degli educatori, cioè il fatto di tirare fuori dalle persone, e in questo caso dai giocatori, le proprie qualità e non insegnare, cioè quindi non mettere dentro quello che noi vogliamo, no? Ma più che altro è tirare fuori le capacità e saperle esprimere, come hai detto tu, nella maniera migliore possibile. Allora, io Certo. Fabrizio ti ringrazio perché abbiamo parlato veramente di tante cose, anche qualcuno non conosceva le applicazioni, abbiamo parlato un po' di Onlus, del progetto Tennis for Africa, come tu sai, e con una cosa che oggi parlavo anche con il mio amico fotografo, è che lui mi diceva, ah, ma vorresti fare un libro? Io ho detto sì, vorrei fare un libro, dare parte del ricavato e donarlo a Tennis for Africa. Come ti ho detto, quando questa situazione sarà molto più calma, e a questo punto penso il prossimo anno, mi piacerebbe venire con te un giorno giù in Africa, Assolutamente. e come ti ho detto, sì, parte di questo libro, che io lo voglio chiamare Zero Quarantena, e con tutte le interviste fatte a voi, mi piacerebbe anche, quando ci sarà la possibilità di girare liberamente, sempre secondo me il prossimo anno, quindi tempo ce n'è, venire a Sì. conoscere tutti quelli che ho intervistato, fare una foto, così ogni pagina del libro che avrà la sua intervista, e ci sarà anche la foto di me con voi, quindi anche il fatto di conoscersi di persona. Fabrizio, io ti ringrazio, Grazie. e prima di salutare tutti quanti rimetterò di nuovo il link, e le coordinate per aiutare Tennis for Africa, e anche, siccome me l'hanno chiesto, mi fa, ma dopo dove si può rivedere questa intervista, come tutte le altre di quelle che ho fatto, le potrate trovare sul canale YouTube di Tennis Stars, e anche questo ve lo metto in chat in link, ma insomma basta che entrate in YouTube, cercate Tennis Stars, troverete le interviste e anche qualche video mio di lezioni base, ovviamente proprio quelle base, per Certo. amatori ovviamente, però insomma le interviste le trovate tutte lì, adesso vi metto il link. Allora Fabrizio, prima di salutarti e salutare tutti quanti, la domanda per Claudio Palazzo di domani. Allora, la domanda per Claudio Palazzo te la faccio subito. Prima, soltanto molto velocemente, ti vorrei chiaramente ringraziare a nome di Tennis for Africa. Lo farà direttamente, ovviamente, il presidente con te, ma io, visto che siamo qua, da vicepresidente, intanto ti ringrazio io molto. Moltissimo di questo fatto, e con la speranza di andare davvero insieme in tempi migliori Sì, una cosa che che ci arriveranno tengo proprio. presto. Vogliamo essere ottimisti che i tempi migliori arriveranno molto presto Sì. e quindi questo succederà. E la seconda cosa è che l'idea, complimenti per quest'idea, è geniale, è veramente geniale. Penso che mai come adesso sentiamo tutti il bisogno di stare uniti, di collaborare, di sentirci, di stare in contatto. Dovremmo farlo sempre nella vita, anche diciamo normale, tra virgolette, sarebbe molto bello. Noi nella nostra grande famiglia del tennis, ma in generale nella società. Grazie mille. E quindi penso sia un'iniziativa bellissima dal punto di vista anche proprio umano. Quindi complimenti di cuore per Guarda, ti questa iniziativa. ringrazio. Oggi parlavo con mio amico, e togliendo tutta la criticità degli ospedali, tutti i morti e tutte le cose negative, secondo me un mesetto all'anno di questo stop, come stiamo facendo adesso, ci vorrebbe proprio dal lato umano, e anche per la terra, per la natura, per l'acqua, per l'aria, per tutto. È Tolto tutto vero. questo casino, purtroppo, anche le persone che ci hanno lasciato. Dai, vai con la Assolutamente sì. domanda. La domanda per Claudio Palazzo. Allora, Claudio Palazzo è stato un gran giocatore, è
stato un grandissimo lottatore, quindi persona che rispetto moltissimo, l'ho incrociato nel corso della mia carriera tennistica come giocatore, è stato più forte di me, è stato veramente un gran bel giocatore. Allora, Claudio Palacios, come David Ferrer, e qui già, diciamo, se sei in ascolto, Claudio, dovrebbe fargli piacere che lo sto, insomma, un po' paragonando a David Ferrer, che non è stato proprio un giocatore scarso, no? No. Allora, Claudio Palacios, come David Ferrer, oltre al fatto che entrambi grandi lottatori, grandi pedalatori, eccetera, David Ferrer, quando io lavoravo con lui, nel senso come tour manager della Prince, e riuscì a firmarlo quando aveva 17 anni, quindi giocava Sì. molto bene, a 19 anni lasciò il tennis. Lasciò il tennis perché non aveva le soddisfazioni che, diciamo, aveva David Ferrer dal tennis, dei risultati non corrispondevano alle sue aspettative, diciamo, ai suoi obiettivi. Okay. Quindi lasciò il tennis e andò a lavorare con suo papà, che aveva una ditta, un'impresa edile, e David iniziò a lavorare come muratore. Come muratore. Lo fece per 6 mesi, e io gli dicevo a David, torna a giocare a tennis. E lui, no, no, perché non vinco, non vinco, non vinco. Non vinceva, magari, non vinceva tornei importantissimi, ma come se vinceva? No, no, Sì. basta, lavoro con mio padre. Cioè, vabbè. Dopo 6 mesi tornò a giocare a tennis, perché mi disse... Mi chiamò un giorno, all'epoca mi disse: Fabrizio, sai che giocare a tennis è molto più soft, diciamo, molto meno Di pesante di fare il fare il muratore. muratore. Dico, guarda, ti credo, io non ho mai fatto il muratore, ma posso immaginare che non sia proprio una cosa. Ecco, così come David Ferrer, io so che Claudio Palazzo, l'ho saputo Sì. recentemente, quando ha smesso la carriera da giocatore, non ha iniziato subito quella da maestro, ma ha fatto altre cose. Quindi la domanda è questa: con questa grande passione per il tennis, perché per giocare in quel modo anche bisogna avere grande passione, grande umiltà, come mai poi dopo la carriera di giocatore non sei passato, Claudio, a fare, diciamo, il maestro di tennis, a fare tutto ciò che stai facendo adesso molto bene, ma hai fatto altro, non so cosa, ma hai fatto altro per anni e anni e poi dopo invece hai deciso di tornare al primo amore, quindi al tennis. Ecco, come è avvenuto questo processo? Questo gli chiederei a Claudio. Bella domanda e domani assolutamente gliela farò, perché è proprio veramente Sono una bella curioso domanda. di sentire la risposta. Che poi tra l'altro abbiamo scoperto anche due cose, sia di Claudio, una che non sapevo, ma anche di Ferrer che ha fatto questi 6 mesi da muratore. Secondo me là l'indole di lottatore gli è salita perché ha detto non è che tornerò a fare il muratore, aspetta che vado a prendere la pallina anche 42 metri dietro. Diciamo che poi con la carriera che ha fatto David Ferrer non c'è stato bisogno di tornare a fare né il muratore No. né qualsiasi altro lavoro, perché insomma ha fatto una carriera eccezionale, da grande campione Esatto, come è sono stato. pienamente d'accordo con te. Allora Fabrizio, io ti ringrazio veramente, è stata una bella puntata, come sempre io da qualsiasi personaggio che intervisto mi porto sempre via una pagina di appunti e di spunti che non si sa mai nella vita può sempre servire. E veramente grazie, ci risentiremo più Grazie a voi. avanti anche per il progetto, per il libro e quando farò il tour che verrò a farmi le foto con tutti. E grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato, come sempre cresciamo sempre un po' più di numeri. Grazie a voi. Condividete, fate la pubblicità di questo progetto che poi se raccogliamo anche un due soldini per Tennis for Africa ci fa un piacere e poi magari faremo un bel evento. Adesso lo sto studiando perché io i miei allievi dice tu non hai mai pace, neanche adesso che si sta in casa non riesci a star fermo. No, perché ho bisogno di fare qualcosa per l'umanità e questo ovviamente non è per l'umanità, è una cosa piccola, però magari come hai detto tu far compagnia, fare un po' di gruppo in questo momento e coinvolgere soprattutto magari Certo. persone che magari stanno, non sono sotto i riflettori come magari possono essere i giocatori, ma anche come hai visto tu, giornalisti, quelli che lavorano anche con gli amatori, insomma, coinvolgere un po' tutte le persone, secondo me in questo momento è una cosa positiva. Certo. Dai, Assolutamente. grazie Grazie ancora. Fabrizio, grazie a tutti, buona cena e ci vediamo Grazie, domani buona come serata a sempre tutti. alle 18. Grazie, arrivederci. Buona Ciao, serata. ciao a tutti. Ciao.